Chi ce l'ha mandato? Ma come fa a essere così acido? Ma sa di sangue. Chi ce l'ha mandato? Sa veramente di cimitero. No, raga. Mamma mia. Chi ce l'ha mandato? Ragazzi, bentornati nella fantasia, nella magia, nella... chissà cosa ci sarà in questo pacco. L'ho scritto io, giugno 2020, riconosco la mia scrittura, perché io faccio la G come se fosse una falce. E faccio la U come se fosse un martello. Questo per ricordarvi di scrivere sempre, sempre le date nel momento in cui ce le inviate. E mi raccomando, le date di scadenza almeno a 6 mesi, perché sennò non ci stiamo più dentro. Perché questo è di giugno, oggi siamo a luglio, ma di là ho controllato, sono 6 pacchi di giugno. Bentornati in la qualità, la quantità e lo schifo, da quello che sto vedendo. Allora, cominciamo subito con un bel pacchetto di scaglie de merda. Queste sono scaglie de merda, vedete? Tipiche scaglie di... Omahawa. Non lo so, sono scaglie Omahawa. Ah, Hoka, dai. Solo che mi sono dimenticato i piatti. Aspetta un secondo tu. Beh, adesso torno in un attimo. Eccoci, è stato magico. Sì. Allora, dicevamo, che cazzo è sta roba? Toh, pesciolino. Allora, sono tipo crostoni di... Ma è pane in carasau. Marocchino. E cartonino. Vedi quando tu compri qualcosa al supermercato e lasci gli scontrini in macchina? Che poi pigliano il sole? Qui sono scontrini che hanno pigliato il sole in macchina. Cioè, non sono buoni. Però li mangeresti. Però li mangerei. Ma li compreresti? No. Bene. Interessante questo. Molto interessante. Ecco. È una pietanza al miele che si chiama... Gnaghi Open. Ma di dove cazzo stiamo mangiando le robe? Ma non lo so. Ah, è quella col peso specifico. È quella col peso specifico. Sì, è pesantissima. È roba pesantissima, ragazzi. Io ho fame. Al mattino io ho fatto colazione. Come mai? No, non facciamo una colazione. Guarda qua. Per nulla stomachevole. Allora, il miele. Con l'uvetta. Dolcissimo. Molto più dolce con l'uvetta. Sa pure un po' di citronella. Vero. Però non è disgustoso. No, ma se ci metti questo fa proprio schifo. Assolutamente, ma perché fa schifo? Allora, non è male. No, è una di quelle caramelle gelatinose, dolci, al miele, che mangeresti se proprio è rimasto solo quello. Wape Hakon. Ma di dove cazzo stiamo mangiando la roba? Non c'è niente qui. Raga, ha fatto. Ma cos'è? La SARS, ci sta qua. Ma è un brodo. Ma è un brodo granulare, raga. Ma che cazzo ci avete mandato? Ma perché? Shared salt, sale con mix di spezie bulgare. Abbiamo capito dove cazzo viene sta roba. Bulgaria, bene. Per condire pane, formaggi, uova o altro. Pane? Metti sul pane questo. Non è male, eh. Vabbè, è un brodo. Grazie. No, è un... Potrei essere allergico al fieno greco. Non ti faccio vedere cos'è, però ti dico il nome. Aeteanha Chemku. Che cos'è? A te, tua sorella. Sono semi di girasole. Sono stati. Per tutte quelle persone che si sentono un po' criceto dentro. No, sono buoni. Semi di girasole sono buoni. Sono tostati, sono... Quindi stiamo mangiando roba dalla Bulgaria, mi stai dicendo? Pigliamo un po' il spartello, fai un... Pratica un leggero... Ma questo è sporco da... probabilmente ci sono... Da sempre, da quando ce l'hanno mandato non l'abbiamo mai lavato, quindi... Anche è vero questo. Noi ci teniamo a non pulire le cose. Sto cominciando a pensare che il Covid venga da sto studio qua. Potrebbe essere, non... Assaggiamo questi semi. Allora... No, sono molto salati, sono tostati...
e poi col sale. Vabbè, c'è anche qualcos'altro. Ma sesamo. Sesamo pure allora. Senza infamia, senza lode. Buono però. A me piace, ti piace l'intero. Io vorrei sapere che cazzo è qui. E te? Sicuro. Sì, è te. Parlando di grafiche raffinate, qui abbiamo un barattolino molto molto gradevole di aspetto. Sempre perché è roba bulgara. Vedi che ci sono i bulgari. Come si legge il bulgaro? Ti sei mai chiesto come si legge? Fa proprio cacà, sembra il sugo per la pasta di merda. Sì, però tu non è che puoi fare la stessa reazione se ti piace oppure se fa cacà, perché sei ambiguo. No, nel senso pensavo peggio, però... Tieni. No, questo cartone... Senti, questo assoluto è la morte, quindi pucciamoci il pane carasai. Guarda che bello. Minchia però, Porco due. Ma come fa a essere così acido? Ma sa di sangue. Ma non è che ci hanno messo un po' di sangue? Condimento bulgaro a base di verdure. Adesso leggiamo quali sono queste. Ma che verdure? È come mozzicare il fegato a una renna morta di incidente stradale. Prodotto naturale, senza allergeni. A base di passata di pomodoro bulgari, ci tengono a sottolineare. Bulgari, il pomodoro bulgaro è rinomato, raga. Passata di peperoni bulgari, anche qui ci tengono a scendere. Famoso peperone bulgaro. Poi semi di gelatore, voglio usare zucchero, cipolla, mix di spezie, pepe nero, aglio in polvere, cumino, amido. Basta, solo questo. Amido. Sono andato un po' lungo sull'amido, però fa schifo. L'acidità del pomodoro è esagerata. Il peperone di solito mi piace, ma in questo mix fa schifo. E solo tante buttate. Però l'immagine è bella. Guarda che belli. Zenzero? Magari. Marmellata di rose, aprila. La marmellata di rose jam. Io so già di cosa sa. Di rose. Sa di lapide abbandonata, come tutte le cose ai fiori che ci danno da mangiare. Senti che bello. Oh, angula, satana, che schifo. Sa veramente di cimitero. No, raga. Mamma mia. A me piace. Ma come ti fa piacere? Allora, ci sono le rose. Può sembrare un po' frufru come situazione, perché ci sono le rose. No, invece è per uomini veri proprio. Perché questa è roba che per farla devi entrare in un cimitero alle 4 di notte, devi fare un rito satanico, devi chiamare i morti dalle tombe e con le loro papille gustative tritate viene fuori sto schifo. No, posso dire che c'è tanto miele. Si sente il miele? Si sente il miele? No, io lo sento il miele. E secondo me è un'alternativa alle marmellate di albicocca, di pera, di mela. Ma perché utilizzare quelle che sono ormai all'interno della nostra tradizione non da centinaia e centinaia e centinaia, migliaia di anni? Allora, ma chi cazzo ce l'ha mandata? Dove stanno? Non c'è niente, bulgari? Non ci sono informazioni. Non ci sono informazioni. Ma non ci avete messo, amici bulgari? Vabbè, questa è una caramellina. Allora, la rimellina e lasciamole per dopo. Con la vitamina C. Belle. Fanno un buon odore. Vedi che c'è la letterina, dovevi scavare. Una bella caramellina ricca di vitamina C, ragazzi. Ricca. Ah, ma sono le... Un pacco bulgaro. Il bulgaro. No, i peperoni ripieni di formaggio. Una cosa leggera, secondo me. A te. Ci hanno messo la mandasina, menta, miele e qualcos'altro. Buona la caramella però. Elena Beritta c'è scritto? Sì. Allora, la tovaglietta è molto carina. Mi chiamo Jordan e vivo a Sapareva Bagna, in Bulgaria. Una piccola cittadina ai piedi dei monti della Rila, la catena più alta della penisola balcanica. Nei monti del Rila ci sono 7 bellissimi laghi con acque limpide, perfette per gli appassionati della montagna e della natura. La mia città è famosa per il suo geyser, da cui esce acqua bollente a 103 gradi, e per le sue terme. Quanti io siete in famiglia? In Bulgaria domani. Quanti siete? Sono rimasto poco e ho due figli e 3 nipoti. Ma tutti vivono all'estero, ma quindi è solo quest'uomo. Per la festività o per un'altra cosa tra amici? Chi cucina e quali piatti si mangia? La famiglia è all'estero, non c'ha più nipoti, non c'ha figli, è da solo. Lo sta colpendo su tutto quello che lui fa. No, ma io mangio da solo, mi arrangio con il takeaway. Quando vai a trovare qualcuno, c'è un dolce che solitamente si porta? Non vado a trovare nessuno, sono tutti morti.
Noi bulgari adoriamo i dolci, adoriamo tutto quello che è pieno di zucchero, miele e cioccolato. E anche le rose. Siamo dei veri campioni della golosità. Solitamente portiamo nei cioccolatini oppure nelle torte fatte in casa, altrimenti portiamo i locum. Che non sono. Ah, quelli che abbiamo mangiato prima, i locul. No, sono dolci greci o turchi. Ma anche bulgari. E solo noi facciamo i locum alla rosa. Perché in Bulgaria coltiviamo moltissime rose e l'acqua di rose è la base per molti cosmetici, ma anche cibi. Per la colazione, un dolce al forno. Ingredienti: una confezione di ufka. Di? Ufka. 150 grammi di burro. Per la colazione, comunque. 150 grammi di burro. Una bustina di panetta. Nella pasta per però, persone. Ascolti. No, aspetta, ti rendi conto che. La confezione di ufka, che non sappiamo che c'è, perché, cosa sia, perché non c'è qui. Sì. 150 grammi di burro. Poi ci sono 4 uova grandi. Un litro di latte, una tazza di zucchero e una bustina di vaniglia. Ma l'ingrediente principale è 150 grammi di burro. Cioè io per la pasta per 4 persone ne metto 60 grammi. Capisci bene che c'è un problema. Chi ce l'ha mandato? Ragazzi, non sapremo mai chi ci ha mandato il pacco bulgaro. Tra l'altro, mandandoci queste caramelline deliziose, avete notato che ho evitato di menzionare tutto il resto? Queste caramelline deliziose. Grazie chiunque tu sia. Palesati nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo pacco. E Mario, nel prossimo video preparerò la yufka. Senza la yufka però. Non ho tutto quel burro. Lo compro in un anno quel burro. Puoi fare pure il ciuska biurek. Va bene. Compreremo tutti gli ingredienti e faremo queste ricette meravigliose. No, non è vero, non è vero. Se no ve l'aspettate. Poi diventa il video alcolico parte 2.